Bentornati in questo nuovo video. Come avete visto, ci sono state un bel po' di, un bel po' di modifiche sul canale YouTube. Come vedete, sono state aggiornate molte copertine. È stata aggiunta finalmente un'immagine di profilo. Sto utilizzando anche un programma per la registrazione dell'audio, per migliorare la qualità dell'audio. Sto implementando nuovi format. Se mi seguite sul canale Telegram sapete quando usciranno, insomma, i video, le modifiche che sto apportando e anche tutte le varie analisi degli asset, ecco. Dunque, oggi su Telegram avevo proposto cosa avevate, insomma, cosa volevate quale format del contenuto, insomma, avessi dovuto portare. E avete deciso tutti fra live trading e analisi degli asset. Vi dico, stavo facendo live trading, proprio avevo inserito questa posizione qui senza mai toccarla, e dopodiché mi sono arrivati degli ospiti inaspettatamente a casa e non sono riuscito a registrare appunto il contenuto. Quindi, insomma, ora, se riusciamo, faremo un'operazione M1, se c'è, insomma, la possibilità. Ma nel frattempo andiamo a parlare di Xaud, dell'oro. Dunque, come vedi, insomma, l'oro. L'oro, diciamo, ancora ha sicuramente, lo direi, in quattro periodi. Perché? Se andiamo sull'H4, quello che mi aspetto è un long. Da dove? Mi aspetterei un long circa una volta presa, magari potremmo shortare, arrivare su questo livello, da qui rilongare, toccare questo naked POC, giungere sul BC della schematica H4. Da qui quello che potrei aspettarmi sicuramente è uno short che vada a liquidare questo livello qua, nonché anche AR. Prendiamo 1922, da qui saliamo, test sulla R, e da qui potremmo partire verso i 2100 e potremmo, ecco, essere in sala su questi livelli per i primi di giugno. Dunque, questo è come vedo, insomma, Xaud ora come ora. Se scendiamo quindi invece su H1, sbagliato, 1H, eccolo qua. Come vedete, si riconferma il fatto che sicuramente ritorneremo su questi livelli dopo aver preso, insomma, un piccolo short. Ma adesso passiamo ad intraday, dunque al 15 minuti. Ecco, sul 15 minuti la schematica che avevo letto già da stamattina era appunto una schematica di distribuzione. Non sapevo però se avrebbe appunto preso questo livello qua. E la cosa invece l'ha fatto. Tant'è che se avete visto il video delle 15:30, il video che avevo pubblicato la scorsa volta dove andavo a parlare delle 15:30, ecco qua il movimento che insomma 15:30 ma anche 14:30 per l'orario ciclico del gold, ecco, alle 13:30 quello che ha fatto è stato appunto un movimento ribassista. E se scendiamo su M1, eccolo qua. Questa qua era una pura distribuzione, dove da qui si configura un buy climax, quindi BC. Da qui poi si configura una R. Qui abbiamo, insomma, il classico ST, e poi da qui abbiamo l'UT. Non abbiamo, appunto, come vedete, l'UDAD in questa schematica. Da qui piccolo test dell'UT. Da qui si sviluppa dunque poi non lo chiamerei SOW, invece chiamerei questo qua come ultimo punto, quindi last point of demand, ok? Quindi LPD. E poi da qui, infatti, quello che abbiamo avuto successivamente è una discesa molto molto rapida. Abbiamo in questo momento preso il livello del VWAP, tutta questa zona qua da liquidare,
Quindi andrei a inserire sicuramente il parziale di questa operazione su questo livello qua, per poi far scorrere ancora di più la posizione su questo livello qua. Come oggi appunto ci saranno i verbali della FOMC stasera alle 20, dunque qua alle 20 italiane, quindi 19 londinesi, quello che potrei aspettarmi sinceramente è magari una liquidazione di questo livello qui e da qui poi una distribuzione per tornare insomma su questo livello. Perché andiamo ad analizzare quindi dunque questa schematica. Andiamo su M5. Sono le 19:30 a Londra. E quello che succede, come vedete, abbiamo qui un PS, e quello che poi invece è andato a succedere un nuovo impulso rialzista, da qui il prezzo è sceso, poi ha provato a risalire, ma appunto c'è stato il fallimento del massimo. Questo che vuol dire? Vuol dire che siamo entrati su una schematica che può essere di accumulazione o di distribuzione. Dunque, da qui andiamo a configurare, no, il nostro BC, che sta per Buying Climax, e qui andiamo a configurare il nostro AR, che sta per Automatic Reaction, Automatic Rally, insomma. Da qui ST, e il prezzo ha dunque delineato un range, che sono BC e AR. Questo qua è insomma il range del nostro consolidamento. Da qui abbiamo avuto una discesa che non era abbastanza forte tale da poterla definire SOW, ma comunque una discesa che ha fatto capire effettivamente che tutti gli ordini, cioè una discesa che ha fatto capire che l'ask stava prevalendo rispetto alla domanda, quindi alla demand. E quello che è successo dopo, infatti, da qui poi abbiamo inserito il dollarone, perché quello che è successo subito dopo è stata una liquidazione di tutti questi livelli. Ed è stato, guardate qui, perché la chiama liquidazione? Perché è stato un movimento molto rapido che ha insomma ha fatto pensare insomma, ai retail trader, ecco, di longare. Invece questa qua appunto è una liquidazione che segniamo come UT, ok? Questo qua è il simbolo che io metto le liquidazioni. Subito dopo una liquidazione segue sempre un forte impulso, che in questo caso ha dato vita al nostro SOW. Già l'avevo scritto, non me ne ero accorto, il nostro SOW. Si poteva tentare uno short da qui, effettivamente, ok? Non era sbagliato, ma se notiamo, se scendiamo ancora di più di time frame, per esempio M1, questa qua è una classica schematica di distribuzione. Come vedete, questi livelli qua non sono stati liquidati. Insomma, vedete, guarda qua, guardate qui, prima liquidazione, altri livelli da liquidare, ed ecco qua che poi arriva il nostro UTAD, che ovviamente ha battuto il massimo dell'UT. Ovviamente non può poi scendere di botto, ha bisogno di riconsolidare su time frame più piccolo, dunque sempre su M1, e da qui abbiamo avuto una bellissima distribuzione con un secondo punto di last point of demand, e da qui sulla R preciso il prezzo ha deciso di shortare. Mi dispiace perché la volevo fare live, ma gli ospiti non mi hanno dato l'opportunità. In questo momento un attimo, datemi un attimo un secondo che devo andare a parzializzare l'operazione sul mio MetaTrader 4. Sta caricando, datemi un secondo ragazzi, perché abbiamo toccato la zona. Eccolo qui. Vado a ritirare un buon 30, sì, 30, un buon 40% della mia operazione. Andrei ad inserire il mio break-even, dunque, ok. Un attimo, ok, fatto, perfetto. In questo momento siamo tranquilli. Abbiamo preso il profit, abbiamo messo a break-even. Ora, da ora l'unica cosa che possiamo fare è solamente andare in profitto, perché se sale ci prende il nostro break-even, mentre se scende andiamo ancora di più, insomma, in profitto. Vediamo in M1 se c'è la possibilità di entrare insomma a
Long o sell. Ecco, più che altro entrerei sell perché abbiamo questa zona da liquidare e prima di una zona da liquidare il mercato fa sempre un piccolo pullback. Dunque, questo qui è esattamente il pullback. È un po' azzardato, ovviamente non aprirei mai sul mio conto un trade in questo modo. Però ci tenevo ad aprire un'operazione live e sinceramente da qui lo short lo andrei a prendere. Dunque potremmo inserire, no? Per esempio, conto da 100.000, andiamo a inserire due lotti short, poi andiamo a inserire manualmente. Eccolo qui, che siamo short, eccolo qui. Con due lotti ci avverto da qui la posizione. Prima volta che uso paper trading. SL lo andiamo a mettere sopra il VWAP, il TP. Lo andrei ad inserire qui sotto. Un'operazione da un RR molto brutto. Ok, ma si può fare perché ho deciso di aprire da qui l'operazione e mettere lo stop qui. Per un motivo che questa qua, ok, è una da cui siamo saliti, ok, non si è delineato un range, assolutamente no, e questa qua sotto in frame più basso è una distribuzione, so, ultimo test, e da qui, ecco qua, da qui, quello che potremmo fare è uno short. Volendo potremmo pure abbassare lo stop loss e lo faremo a breve. Due lotti sono veramente pochi. Su questo tipo di XAO vediamo se si può vendere ancora. Assunto gli metto 20 unità, qualcosa del genere. Oh, non ho capito. Questo paper trading non mi sta facendo capire niente. Un attimo, scusate. Ah, è un limite, ecco perché. È un limite, però ok, perfetto, perfetto, scusate, da qui abbiamo shortato. E guardate qua effettivamente il prezzo cosa ha fatto, come ho detto. Distribuzione, ormai queste cose qui le vedo perché sono ormai dopo anni di esperienza, me le ricordo d'occhio, di tutte queste cose che succede prima di una liquidazione, queste distribuzioni. Quello che possiamo fare è sicuramente abbassare lo stop, ok? Per esempio qua lo andiamo a inserire sopra i massimi. Non lo metto a break-even, non so perché onestamente la posizione ce l'abbia aperta qua. Speravo almeno che non ci fosse. Ho aperto in posizione sell. Dunque, anche se ero in posizione sell, lo spread tecnicamente non ci doveva essere. Forse sempre perché ho operato come se fosse un ordine limite. Ed ecco qua la nostra posizione è andata in profitto. E continua, 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 sì, continua a scendere. Quindi sono soddisfatto perché ho fatto anche un'operazione live un po' banale. Perdonate la qualità perché se no saremmo entrati qui precisi, ma non avendo mai usato paper trading, pensavo di aver inserito un'esecuzione a mercato, invece mi ha fatto un ordine limite qua. Comunque non è un problema. Abbiamo comunque chiuso la nostra posizione in profitto. E da qui ora quello che mi aspetto sinceramente è un consolidamento, dunque da qui pullback a rialzo, fallimento del minimo e da qui ci troviamo in un nuovo range che potrebbe essere largo come questo qua, così che alle 20 per esempio potremmo avere, no, una sorta di distribuzione, no? Ok, da qui alle 20, shortare e andare a take profit. Signori, questo è quanto. Grazie a tutti per la visione.